Sinceramente a me, signor giudice, sembra che voi qui oggi abbiate già trovato il colpevole di turno. Ho come l'impressione che i giochi siano stati già fatti. Oggigiorno evidentemente i tempi sono cambiati. Se aiutare un povero disgraziato che si vede per strada in difficoltà e equivale a essere... Come mai Palermo? È una città di cui mi sono innamorato, io sono stato qui tanti anni fa per un incontro appunto di lavoro, ho visitato la città, l'ho rivisitata in altre occasioni, poi mi sono innamorato di questa città, soprattutto ritengo che sia una città che ha le scenografie, ha diciamo le caratteristiche architettoniche necessarie a questa opera cinematografica. A proposito di scenografie, la maggior parte del film sarà ambientato alla Vucciria. Sì, alla Vucciria, un quartiere che diciamo riesce a riflettere in modo impeccabile il mood del film. A mio avviso anche un quartiere molto importante della città di Palermo, che racconta parte della storia di Palermo e che quindi necessita, c'è secondo me il bisogno di rivalutarlo, di fare in modo che questo quartiere, questa tradizione sia ricordata e continui a essere fiorente così come l'era anni fa. Sarà un film che non tratterà finalmente di mafia. È un film drammatico, io lo ripeto sempre, l'ho ripetuto tante volte anche a Cannes, è ispirato alla storia vera di una persona che ho conosciuto, un percorso di vita incredibile, che ha lasciato un messaggio incredibile ai suoi amici e che un messaggio tale da aver ispirato appunto una sceneggiatura che io penso debba essere raccontato. Tanti palermitani che hanno voglia di diventare attori. Tantissimi, tantissimi, ce ne sono tanti qui alle selezioni. Sì, anche tanti bambini molto bravi, sto scoprendo tanti bambini molto bravi e è difficile trovare personaggi che sto cercando perché hanno delle caratteristiche particolari, però ho visto già tanti bravissimi palermitani che noi stiamo inserendo nei nostri database anche per le future produzioni, perché questo è il primo di una serie di film che girerò a Palermo. A proposito di personaggi che cerca, ci dia una descrizione. Ma niente di estremamente eccezionale, cerco ancora la mamma di Joe, del protagonista, una donna corputa di circa 60 anni, un'altra serie di personaggi diciamo dai 30 ai 40 anni con delle caratteristiche fisiche un po' particolari. Quando il primo Chuck? Molto molto ottimisticamente nel mese di ottobre, io dico più realisticamente il 2020 perché non dipende da noi, dipende dalla burocrazia dei paesi Italia-Canada, questa è una coproduzione Italia-Canada, il Canada come diciamo adempimenti è molto efficace, abbastanza veloce, lo è anche l'Italia, però poco un pochettino più lenta del Canada e quindi... Confidiamo nella possibilità di girare ottobre, ma immaginiamo in modo più realistico un primo Chuck nel 2020.